Ragazzi, sono non distrutto perché sono felice, ma ragazzi, che sofferenza, meno male, 3 punti pesantissimi, ragazzi, sarebbe stato un dramma clamoroso senza questa vittoria. Ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui per non perdere nulla sul mondo del Milan. Abbiamo vinto, chi se ne frega se non abbiamo entusiasmato dal primo all'ultimo minuto, contava vincere, contava andare ad allungare di 3 punti, contava poi mettersi sul divano e godersi questa domenica, che in ogni caso ci dirà che qualche punto su qualcuno lo avremo recuperato. Adesso c'è Atalanta-Juve, stasera c'è il Napoli contro la seconda squadra di Milano. Mamma mia, però che sofferenza nel finale soprattutto. Però poi tornerà, adesso ricordiamo che abbiamo il Sassuolo, tornerà Ibrahimovic, è entrato Mandzukic, al quale faccio i miei complimenti, ci arriviamo. Pronti via, al minuto 13 andiamo in vantaggio con un gran bel gol sugli sviluppi di un calcio di punizione di Theo Hernandez, un gran bel gol del soldato Rebic, non facile perché lì con il sinistro rischi di spedirla al secondo anello in Piazza dell'Otto, lui invece con il sinistro la tiene bassa e va a superare Perin, gran bel gol, segna ancora il soldato Rebic che sembra essere tornato con la verve buona, quella che l'anno scorso l'ha portato a essere il capocannoniere del Milan. Sono mancati i suoi gol e è tornato a farli oggi. Un gol davvero molto, molto, molto importante. Anche se poi ci siamo complicati un po' la vita. Destro, ragazzi, io non lo sopporto più. Destro segna sempre con noi. Terzo gol in 2 partite. Lì un cross dalla destra su un calcio d'angolo con un errore di Tomori. Ragazzi, avete visto la partita? Potrete raccontare ai vostri nipotini di aver visto un errore di Tomori, che purtroppo lì si fa un po' girare attorno da destro, lì siccome la palla passa vicino all'area piccola, poteva uscire il nostro portiere e allontanare con i pugni. Sono molto seccato, diciamolo, col portiere, nella mia telecronaca QSUS non l'ho mai nominato, ho detto portiere, sono molto deluso, però vediamo come va, in ogni caso poi parliamo anche del resto. Devo dire che poi siamo stati un po' sfortunati, parecchio sfortunati. Rebic ha fatto un errore clamoroso con una bella palla dentro di Kalulu che è andato a sfondare sul lato corto dell'area della destra. Rebic davanti alla porta, spalancata, la tirata altissima. In telecronaca QSUS ero disperato. Errore gravissimo, seppur Rebic abbia giocato una buona partita. Poi di testa sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo, colpo di testa di Ghir, palla che finisce fuori di 3 centimetri. Incredibile anche lì. Dopodiché anche loro hanno avuto qualche mezza occasione. È entrato Mandzukic che è entrato bene. Leao è uscito male, nel senso che Leao non ha fatto bene. Ha avuto una buona occasione con una bella palla sull'asse Salemakers Çalhanoğlu che non ha giocato una grande partita e Leao che lì scivola una palla d'oro e purtroppo la butta, non ha giocato bene Leao, è stato uno dei peggiori. Mandzukic che c'è entrato, la differenza si è vista perché è andato a fare sportellate, a pressare, a correre dietro ogni pallone, ha salvato anche qualche palla dietro, è andato a sacrificarsi, perdeva palla in scivolata, la recuperava, ma soprattutto ha propiziato il gol, l'autogol di Scamacca. Gli passa davanti, Scamacca non si accorge, crea scompiglio, Scamacca poi si gira, non capisce cosa succede, la palla finisce in porta per il nostro gol vittoria. Scamacca, uno di noi, scherzi a parte, oggi Massara ha detto di lui che è un gran bel giocatore che promette bene. E, che dire, se c'è Leao quel gol non lo facciamo, perché lì va a creare scompiglio, va a creare disordine e questa è una cosa che Mandzukic ci va a fare, che Leao invece sulle palle inattive non riesce a fare. Mi è piaciuto molto come si è inserito, ha propiziato il gol che è fondamentale, questo è un gol pesantissimo. È un gol che può essere vitale per le ambizioni Champions del nostro caro amato Milan. E quindi dobbiamo essere contenti. Nel finale uscita scomposta di Donnarumma che non la blocca, dà la palla sul piede a Masiello, che tira, salvataggio di Kier, poi la palla arriva a Berami, tira, botta sicura, salvataggio di Tomori che si fa perdonare dall'errore precedente sul gol di destro. Però anche lì Donnarumma male, 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 ha rischiato al minuto 86 di metterci sul 2-2 con un'uscita che un portiere che chiede 12 milioni di euro all'anno non deve fare neanche quando gioca in giardino con il nipotino.
Anche con le palle ai piedi, oggi ha dato due o tre palle di partenza e le ha seccate tutte. Non bene, poi domani mattina vedrete le pagelle, non mi è piaciuto. E lo stesso Çalhanoğlu, a parte quella palla Leao, un destro respinto da Perin, con la palla messa poi salvata in due tempi, non mi ha entusiasmato Çalhanoğlu, non ha giocato bene. Devo dire che poi su Bennacer c'è da segnalare una partita non all'altezza. Lui però sta facendo il Ramadan e lo sta facendo in maniera abbastanza convinta, quindi questo potrebbe penalizzarlo un po' in questa fase di gioco decisamente importante. Dalot è entrato molto bene, mi sono piaciuti i cambi di Pioli a decisione di Saelemaekers, che secondo me non stava facendo bene, spesso si accentrava, propositivo. Brahim Diaz non ha fatto grandi cose, abbiamo perso un po' di potenza sulla destra. Ma benissimo Dalot invece, che è entrato molto bene, ha salvato anche delle palle pericolose dentro in area e mi è piaciuto molto. Kalulu non mi era dispiaciuto, Dalot è uno che può entrare a gara in corsa e darti qualcosa in più, entra e ti può cambiare la partita. Per il resto un buon che sì, Theo non ha fatto grandi cose ma non ha fatto anche danni. Kier qualche volta si è fatto superare, però poi ha messo il piede lì sul salvataggio nel finale. Bene così, andiamo a 66 punti. Adesso vediamo come vanno Atalanta e Juventus. Stasera c'è la partita del Napoli, vediamo come va. Però noi il nostro dovere l'abbiamo fatto. Vediamo anche le altre, la Lazio che cosa fa. Una partita sicuramente sulla carta molto facile. Però respiriamo a polmoni aperti, ci godiamo questa vittoria, ragazzi. Ogni partita è difficile da qua alla fine. Quindi contano i 3 punti e noi li abbiamo presi. 1, 2 e 3. Bene, bene, bene così. Andiamo avanti, mercoledì ore 18:30 contro Sassuolo, ricordiamo, rientra Zlatan Ibrahimovic, oggi è mancata la profondità, è mancato un numero 9 vero, Leao non può farlo, qualcuno in settimana ha detto ma se Leao fa bene il Milan non prende l'attaccante, che cosa stiamo dicendo? Naso alla Pinocchio, e vediamo come vanno le altre, ricordiamo il calendario, adesso ci dice Sassuolo, poi Lazio lunedì successivo. Poi Benevento in casa, poi Juventus. E quindi bisogna andare avanti. Sono 7 partite da giocare al massimo. Oggi era fondamentale vincere. Lo dico sinceramente, non l'ho detto prima. In caso di pareggio oggi sarebbe stata molto difficile, molto dura poi andare in Champions League. Sarebbe stato molto, 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 molto complicato a livello di classifica perché non avremmo sfruttato un'occasione importante che il calendario oggi ci dà. E soprattutto a livello psicologico. Tanti like qui sotto, ragazzi. Voglio che vi iscrivete se vi va su questa zona, c'è la bandierina rossonera. Attivate anche la campanella, non perdete nulla sul mondo Milan. E se vi va, potete andare a vedere il video di questa mattina in cui vi rispondo a tutto, anche molto calciomercato, anche questioni rinnovi che evidentemente tiene banco. Ma il nostro dovere l'abbiamo fatto: 3 punti d'oro e io me li stringo e me li tengo in classifica. Pesantissimi. Ciao, ragazzi, a presto.